Adesso passiamo al sito internet. Il sito internet si chiama Love Tender. Io l'ho trovato per caso, ovviamente loro non sanno nemmeno della mia esistenza, quindi proprio questo non è assolutamente un modo per pubblicizzarli, nonostante io abbia notato, tracciando la spedizione del pacco, che sono della provincia di Avellino come me, e questo mi ha fatto molto piacere, grandi. Io essenzialmente ho acquistato su questo sito perché avevo bisogno dei portachiavi. Io ovviamente mi sveglio sempre all'ultimo momento. Sto per finire i portachiavi e fino a che non me ne ordinano tipo 50, tipo mi chiamano, ho bisogno di 50 portachiavi, e io non li riacquisto e quindi questo mi porta spesso ad acquistarli ad un prezzo maggiore. Il prezzo più conveniente l'ho trovato qui. In realtà non ho avuto nemmeno il tempo di fare tantissima ricerca. Li ho pagati comunque 35 centesimi l'uno. E sono semplicissimi: anello portachiave e catenella. Ne ho acquistati una ventina. Sul sito stavano facendo poi delle promozioni particolari, particolarmente convenienti, e c'erano queste perline a forma di fiore. Queste perline rotonde, piatte, ovviamente forate, e queste qui sfaccettate che venivano 5 pezzi 30 centesimi. Ovviamente io, compulsive shopper del materiale creativo, non potevo assolutamente rinunciarvi. Queste non sono granché, quelle a fiore non mi piacciono tantissimo, non sono fatte benissimo. Queste sono molto carine, queste sono davvero belle, di queste sono contenta. Ho poi acquistato il filo armonico oro, ho pagato 5 giri 50 centesimi, il prezzo è più o meno quello che fanno su altri siti che io conosco, se lo trovate a meno fatemi sapere. Ho preso poi questi nastrini, ovviamente io odio il portanastrino di cartone, ma vabbè. Il nastrino l'ho pagato, questi due piccolini, 12 centesimi al metro, questo qui grosso di organza ho pagato 18 centesimi al metro. Si può fare, dai, si può fare. Ho preso infine basi per orecchini a perno, 50 pezzi base e il perno dietro per tenerli fermi, 50 pezzi, quindi 50 e 50. Li ho pagati 3,80 euro. Io immagino si trovino di più convenienti. Questi non sono eccezionali. Nota dolente per noi, perché alla fine tutti questi altri acquisti, a parte i portachiavi, io non avrei dovuto prendere null'altro. Quindi tutto quello che ho acquistato fino ad ora era roba che a me non serviva assolutamente. Ho preso poi, ho voluto provare gli occhietti. Gli occhietti costano una cosa esagerata. Questi piccolini costano 1,50 euro 20 occhietti. Sono veramente una cosa assurda. Immagino siano da 6 mm, non ricordo se li ho ordinati da 6 o da 4. Comunque sono un prezzo esagerato. Li ho visti ovunque a di meno. Uguale per gli occhietti da 10 mm. 20 occhietti costano 1,80 euro. Gli occhietti li vendono ovviamente a coppia, quindi 20 li ho voluti prendere io. Costano 18 centesimi questi grandi, 2 18 centesimi, questi piccoli 2 15 centesimi, cioè una cosa assurda. 20 occhietti 1,80 euro. Da Tiger ieri ho preso la busta da 50 a 1 euro. Su internet si trovano tipo 100 occhietti a 1,20 euro. Non mi pare proprio il caso. Ho infine voluto provare gli occhietti a vite. Vi devo dire che questa è la prima volta che li acquisto. Nonostante io faccia per lo più amigurumi, non avevo mai provato ad utilizzare gli occhietti a vite. Questi non li ho ancora provati. Sono occhietti a vite da 6 mm. Per 13, cioè 13 mm è la lunghezza del perno, 6 mm la circonferenza dell'occhietto. Sembrano fatti abbastanza bene, c'è cioè ovviamente l'occhietto e il perno, la chiusura dietro, la chiusura di sicurezza dietro.
Anche questi secondo me costano tanto, costano 10 centesimi l'uno. E infatti ho preso 20 occhietti per 2 euro su internet, anche in Italia, senza andare necessariamente su siti cinesi che ti arrivano dopo un anno. Se ti arrivano, scherzo. Comunque li trovi a di meno. C'è però da dire che questi fatturano. Non so se chi vende su Facebook o su altre parti con le classiche paginette fatturi, quindi bisogna anche ammettere questo. Ok, giudizio finale. Io mi sono trovata abbastanza bene. Non so se ricomprerò da loro. Semplicemente perché non sono particolarmente più convenienti rispetto agli altri. È un po' macchinoso il post ordine. Nel senso che io ho fatto l'ordine da loro soprattutto perché mi serviva roba immediatamente. I portachiavi mi servivano subito. Quando fai un ordine su Love Tender, dopo aver concluso, diciamo, in un certo senso l'ordine, non procedi direttamente con il pagamento, ma loro ti mandano un'email nella quale ti confermano che tutti i prodotti che hai acquistato sono disponibili. Nel caso in cui non fossero disponibili, vi dovete poi organizzare e mettere d'accordo per dire: vabbè, fammi pagare di meno oppure sostituiscilo con questo. Per fortuna nel mio caso c'era tutto. Dopo aver dato l'ok per l'ordine, ti viene inviata un'ulteriore email con i dati per il pagamento, quindi effettui il pagamento. Nel momento in cui a loro arrivano i soldi, hanno, non mi ricordo di preciso, ma mi pare 3 giorni di tempo per confezionare il pacco, il tuo pacco, e spedirlo. Alla fine dei conti, io che dovevo fare in frettissima, ho ricevuto il pacco dopo una settimana e più. È una cosa che mi ha fatto rodere. Ma davvero da morire, ma questo mi succede ogni volta che mi capita, io mi incazzo come una biscia. Alla fine dell'ordine, ovviamente, scegli il metodo di pagamento. Se vuoi pagare con la carta di credito, devi pagare 1,50 euro in più. Allora, mo, io sono una shopper compulsiva di materiale creativo. Tutto questo che vi ho mostrato l'ho pagato 29 euro. Che non è manco una cifra esagerata, però, cioè, non è per l'euro 50, ma è proprio la cosa di principio che mi fa incazzare come una bestia. Ma io non ho mai più acquistato su siti anche affidabili per questa ragione. Cioè, ormai lo sanno più o meno tutti, sta cosa non si fa. Hanno multato la Ryanair, i Dreams, chiunque per sta cosa che te maggiorano il prezzo. Se paghi con carta di credito, hanno multato chiunque e continuano a farlo. Guarda, su sta cosa mi c'è un cazzo da morire. In ogni caso, io vi consiglio di visitare il sito e vedere se c'è qualche cosa che vi conviene prendere. Su alcune cose c'è un forte risparmio. Le perline sono carine e costano poco. Sulle cose per gli amigurumi non tanto conviene, però loro sono carini, gentili, disponibili, quindi è sicuramente promosso. Non so se riacquisterò. Concludo il video acquisti con quello che ho comprato ieri da Tiger. Ieri sono uscita con Giulia, una ragazza che ho conosciuto su YouTube, e questa è la cosa migliore di essere una YouTuber, tra virgolette, cioè. Ma come posso definire youtuber? Comunque, questa è la cosa più carina di avere una pagina, di stare su YouTube. Conosci tantissime persone. Io ho conosciuto lei, che è una youtuber su YouTube, si chiama Giulia Jolie. Tra l'altro, è la ragazza che mi ha fatto la grafica del canale e la grafica di Facebook. È bravissima, quindi se vi serve una grafica per la pagina Facebook, per il canale YouTube, se ce lo avete, rivolgetevi a lei perché è veramente bravissima, seria, professionale, economica, secondo me molto economica, per quello che fa è davvero economica. C'è sta gente che si fa pagare quanto Giulia e
Professionalità zero. Vabbè, comunque, a parte sta sviolinata, ieri siamo uscite insieme, siamo andati da Tiger. Questo è il bottino. Avrei voluto acquistare qualcosa in più, adesso me ne pento, però sicuramente ci ritorneremo. Ho preso, come vi ho preannunciato prima parlando di occhietti, questi occhietti da Tiger, 50 li ho pagati 1 euro. Non sono manco questi troppo economici, però si può assolutamente fare perché non c'hai le spese di spedizione e tutto il resto, quindi approvatissimi. Ho poi preso queste perline di legno che io trovo bellissime a foro largo, le ho prese sulla sui colori del verde, sui colori del rosa fucsia viola. Tutto questo sacchetto l'ho pagato 1 euro, che secondo me è un prezzo imbattibile. Questi sono ideali sempre per i famosi braccialetti. Alla fine ho preso questi due punch fustellatori per fare i bordini, questo con il bordino a cuore e questo a merletto. Li ho pagati niente. Quando li ho visti mi ci sono buttata sopra perché praticamente li ho trovati a 4 euro l'uno. Di solito su internet li ho visti tipo a 17-18 euro, questi abbastanza grandi, e quindi li ho presi. Ce n'erano anche di piccolini, non li ho presi e adesso me ne pento, uffa, ma ci ritornerò. E infine ho preso questa che è proprio la regina, cioè proprio la quintessenza dell'inutilità. Ma era una cosa meravigliosa. Questa è anche colpa di Giulia che mi ha assolutamente tentata. Sono bellissimi. Sono dei timbrini, ovviamente, che timbrano le parole che sono scritte su questa faccia. Quindi spedito, ricevuto, archiviato, originale, copia in inglese. È carinissimo. E ovviamente tengo non un quaderno, però un'agenda dei miei schemi, delle cose che faccio, e sicuramente l'arricchirò con questi timbrini. Già mi sento fighissima perché sullo schema in brutta copia metterò il timbro original, sulla bella copia metterò il copy. Se ad esempio una consegna da fare, quindi sull'agenda mi appunto spedire il pacco a, poi appena lo spedisco ci metterò il timbrino sent, mi sento molto potente, mi sento una businesswoman, ma a livelli manageriali proprio sono, mi sento potente, ecco, mi sento proprio potente con questi timbrini. Sciocchezzole a parte, il video qui si è terminato, fatemi sapere se vi è piaciuto. Se volete qualche dritta su dove acquistare alcune cose che vi ho mostrato, fatemi sapere. Però adesso è tutto. Bacione, alla prossima, ciao! Ah, e ovviamente ieri io ero in giro con la mia amica per fare shopping. Oltre a queste cose, ho comprato anche biscottini per il cane, perché guai a tornare a casa dopo una giornata di shopping per me senza aver preso nulla per lei.